Dal 27 al 30 di agosto prossimo a Pertosa il Negro Festival, 14ª edizione, uno degli eventi culturali di punta del Vallo di Diano, un festival di cultura etnica, non solo di musica. Michele Caggiano è il sindaco di Pertosa, un piccolo comune che ha saputo generare un evento che è tra gli eventi della regione Campania, tra gli eventi culmine. Ci dia qualche anticipazione su questo festival che si sta per avviare. Allora, che dire, per il 14° anno questo festival di musica etnica non è il solito festival, è un festival che nasce 14 anni fa con un'amministrazione giovane che adesso che continua, che in continuità voleva trovare un qualcosa che avvicinasse i giovani a quella bellezza naturalistica che sono le grotte dell'Angelo a Pertosa. Ci siamo riusciti, e ci siamo riusciti perché il festival continua, diventa essere punto di riferimento, o continua ad essere punto di riferimento per i giovani. Oltretutto è uno dei progetti sostenuto dalla Regione Campania con un POR, i cosiddetti viaggi della tradizione. Noi quest'anno nella tradizione e nel solco della tradizione partenopea e non solo ci siamo mossi. Prendo spunto per quanto riguarda il panorama e il programma musicale del programma del sabato 29, che sarà una serata dedicata a De André, per cui De André sì, decennale di De André, ma in una chiave del tutto particolare, cioè una chiave etnica locale, cioè alcuni artisti della scena nazionale e internazionale interpreteranno canzoni di De André in chiave, diciamo così, dialettale, nella lingua originale. Ci sarà quindi Peppe Barra che interpreterà alcuni l'interpretazione storica di Bocca di Rosa, tra l'altro direttamente ascoltata e sentita in vita da Fabrizio De André, una bellissima espressione e traduzione di questa canzone, ma anche di altre canzoni che farà il maestro Beppe Barra. Ci sarà Elena Ledda che interpreterà alcune canzoni dalla Buona Novella ed altre ancora, e un gruppo lombardo che interpreterà ulteriori canzoni del panorama dell'artista De André in chiave, diciamo così, linguistica lombarda. Adesso abbiamo parlato dell'aspetto musicale, ma parliamo anche di tutte le altre cose che è Negro. C'è sì. Anche un aspetto, c'è lo spazio per i libri, lo spazio per l'archeologia, lo spazio per le produzioni tipiche locali. Carciofo Bianco di Pertosa, che è oramai una produzione tipica locale, che si produce anche ad Auletta e a Caggiano ed è conosciuta in tutta Italia. Ci sono tanti argomenti che permettono al visitatore di non godere solo del tutto sommato già sufficiente meraviglioso ambiente e musica di elevata qualità. Ovviamente, e non solo, c'è tanta solidarietà, c'è uno stand di Emergency, c'è Lega Ambiente, insomma ci sono c'è la Lega Antivivisezione, insomma c'è uno stand perché Negro quest'anno è dedicato all'Africa, quindi c'è tanta attenzione su quel mondo e quindi su quella parte così. Possiamo dire che c'è un intero mondo, uno degli stili di vita proprio che il comune, l'amministrazione comunale vuole indirizzare, in cui vuole indirizzare il paese. Sì, perché Negro è quello, Negro non vuole essere, è una delle poche manifestazioni in cui non ci sono dibattiti, convegni, tavole rotonde, non c'è nulla di questo. Però c'è di fatto, perché ci sono gli stand e i ragazzi parlano con, per esempio c'è uno stand dei giovani del forum del distretto 61, del distretto di riferimento, quindi tra loro parleranno, avranno modo di parlare negli stand, ascoltando musica, facendo musica anche dei problemi del territorio. C'è lo stand della cooperativa sociale che parla di pone l'accento sull'alcolismo e quant'altro. Insomma, c'è tanto attraverso la musica, c'è tanta qualità, perché non dimentichiamo domenica sera c'è Roy Pace, cioè il programma è veramente molto molto interessante. E ritornando, e poi si può degustare i prodotti tipici. Noi parliamo del carciofo bianco, perché il carciofo bianco è un esempio di innanzitutto di associazionismo, perché voglio dire,
I comuni di Pertosa, Caggiano, Oletta e Salvitelle insieme fanno parte di questo consorzio. È un prodotto slow food, per cui un prodotto di nicchia, valorizzato, eccetera. I piatti, anche i panini che si faranno all'interno dei giorni di negro, saranno panini con il carciofo bianco di Pertosa. Questo a valorizzare uno dei prodotti, perché ci sarà tutto sarà preparato con olio d'oliva e quant'altro. Allora, quindi, non solo musica, ma attenzione, ci sarà la possibilità di fare percorsi trekking, di visitare le grotte di notte, insomma, voglio dire, una quattro giorni. Con un impianto illuminotecnico che oramai ne abbiamo ampiamente parlato, ma è comunque anche esso un esempio unico al mondo, con illuminazione interna a LED che modula i vari livelli di luminosità, che è uno spettacolo già da sé meritevole di essere visitato. E che ha visto la sua inaugurazione l'anno scorso e che nella 13ª edizione è stato siamo stati particolarmente attenti a mettere in evidenza, e quest'anno si ripeterà quell'esperienza. Insomma, non solo grotte dell'Angelo a Pertosa, ma voglio ricordare che Pertosa, insieme ai comuni di Padula, Teggiano, Oletta, Buccina, hanno un protocollo d'intesa, per cui voglio dire valorizzare il turismo, valorizzare non solo questa risorsa, ma valorizzare il Vallo di Diano, la Valle del Tanagro, perché sono territori che vanno giustamente valorizzati, e questa come altre manifestazioni che si fanno nel territorio di valenza significativa, che superano ormai la regionalità, perché voglio dire, Negro ieri, faccio un esempio, l'altro giorno era su Venerdì di Repubblica, e quindi ha raggiunto livelli di conoscenza nazionale, e questo è un modo affinché il territorio possa essere conosciuto. Noi continuiamo a insistere, non nego, con grandi sacrifici, perché è vero che abbiamo un piccolo contributo del POR, ma il Negro va ben oltre quel contributo, quindi abbiamo esigenza di risorse, con grande coraggio, con grande, anche nello stesso tempo, senso di responsabilità, portiamo avanti questo festival. Non lo facciamo per noi, lo facciamo per i ragazzi, per i giovani, per la valorizzazione del territorio, che noi riteniamo essere non solo Pertosa, ma tutto quello che va, come minimo, per parlare di zone interne, da Buccino fino a Buonabitacolo, per parlare delle zone, solamente delle zone del Tanagro e del Vallo di Diano, ma che sicuramente non possono fare a meno della Valle dei Templi di Pestum, del Cilento e quant'altro. Se riusciamo a fare, come dire, gruppo, forse ce la possiamo fare. Noi stiamo facendo bene, perché le manifestazioni che stiamo facendo sono tante, Negro è una di queste, non vuole essere l'unica, ce ne sono tante del territorio, alcune delle quali vanno valorizzate e vanno tenute in considerazione anche dalle istituzioni sovracomunali. In conclusione, Sindaco, rinnoviamo l'appuntamento, la data, l'orario, quando inizia e quando finisce? Inizia giovedì 27 agosto, finisce domenica, con Roi Paci, domenica 30 agosto, quattro giornate intense. Per comunicazioni, per i giovani, c'è campeggio libero al campo sportivo, con bagno, con docce, tutto gratuito, la possibilità di interscambiare conoscenze, problemi, eccetera, con i giovani, perché i giovani del forum gestiscono la zona camping, hanno uno spazio all'interno uno spazio proprio, perché ovviamente il festival è tutto dei giovani, assolutamente, nella maniera più assoluta, però hanno uno spazio specifico all'interno del festival, per cui vi aspettiamo numerosi e tanti, per divertirci, ma per riflettere anche su una serie di cose, su una serie di spunti di cui poc'anzi vi ho appena riferito.